Buongiorno a tutti e benvenuti nel tour del box di Malagegno. Spesso mi chiedete che cosa ho messo nel box di Malagegno, come ho attrezzato, insomma, un po' la sua casa notturna. Lui sta praticamente solo di notte e a pranzo in box e quindi in questo video insieme a My Selleria vi faremo vedere, visto che l'ho appunto attrezzato grazie a loro, come ho arredato il box di Malagegno. Intanto vi ho fatto vedere un po' l'ingresso, i box a cascinagenor sono tutti comunicanti, quindi i cavalli si possono vedere e toccare da entrambi i lati e poi si possono vedere e guardare anche ovviamente da davanti con un sacco di spazio per poter mettere fuori la testa, per annusarsi e per dialogare. All'interno del box ho messo un sale e un liquid che ho preso appunto su My Selleria. Questo è un liquid alla mela, ma che vi dirò non gli interessa particolarmente, mentre il sale devo dire che lo utilizza principalmente in estate. Poi gli ho messo una palla, questa è una semplicissima palla da cavallo appunto, che però devo dire non utilizza spesso. Fuori invece c'è tutta la sua attrezzatura per la gestione quotidiana che ho ritirato in questa borsa che ho acquistato recentemente, che vi dirò è la svolta della vita perché è veramente super comoda. Ha una struttura veramente organizzata benissimo con un sacco di spazio, un sacco di cassetti, diciamo piccoli, piccoli repartini. La parte superiore si apre in questo modo e ha i due ganci per essere aperta e rimanere aperta, super comodo. E all'interno, guardate, c'è questa tasca veramente gigante e poi una tasca più piccola che è tra l'altro rimovibile. Ora vi faccio vedere pian piano tutto il contenuto. Abbiamo la spazzola per criniera e coda, che ovviamente è un po' sporca. Poi c'è una spugna che ovviamente in estate lavo e lascio asciugare prima all'aria aperta, poi la ritiro ovviamente nella grooming box. E un sacco di brusche che ho preso sempre su My Selleria, come questa a setole medie e medie, di media lunghezza, è veramente fantastica, infatti è l'ercia perché è quella che uso di più in assoluto. Questa invece è l'ultima che ho preso e vi dirò è la svolta della vita, perché come brusca, diciamo, dell'emergenza è veramente spettacolare. Questa è un'altra delle mie preferite, è quella che si piega insieme alla vostra mano, quindi pieghevole, ottima per pulire gambe e anche i piedi. Devo dire che è super comoda per diciamo la parte vicina ai piedi, veramente super 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 comoda. Poi abbiamo la Stripair, ovviamente tra poco arriverà il periodo del cambio pelo e sarà essenziale, quindi l'ho messa tra le brusche essenziali di Malagegno. Un panno che è sempre utile avere. Poi abbiamo questa che è l'ultima che ho comprato con la spugna al centro che userò sicuramente in estate per lavargli la faccia. Questa penso che in estate sarà veramente la svolta della vita, non vedo l'ora di provarla, ovviamente vi terrò aggiornati. Passando invece a prodottini vari, abbiamo delle salviettine da bambino che uso per occhi e naso. Questo è il districante Power Sheen di My Selleria con il quale mi trovo benissimo, gli fa veramente una coda e una criniera spettacolari, mi trovo veramente benissimo questo di Arcafarm. E qui all'interno abbiamo dei prodottini un pochettino più per la sua cura proprio quotidiana, qui una forbice, poi questa crema lenitiva sempre di Arcafarm, l'Arcadermo con cui mi trovo benissimo, l'ho quasi finita e non vedo l'ora di provare quella rinnovata con il packaging rinnovato, ma dovrebbe essere sempre uguale, però non vedo l'ora di prenderla. La Swatch, che ovviamente in estate, ma anche in questo periodo devo dire che è molto utile, il suo Gentle in Beta per l'allergia alle punture e dei pettini per la criniera che andrebbero altrimenti persi, quindi li ho messi lì. Nella tasca esterna invece vi faccio vedere che ho messo tutte le cose per la cura dei piedi, sempre quotidiana. Questo è il nettapiedi barra spazzola che uso quotidianamente per pulire bene i piedi e questo è il Villate che uso anch'esso più o meno quotidianamente. Questa era la versione, diciamo, il barattolino nuovo perché l'avevo appena finito. Io prendo sempre, sempre, sempre questo qui di Arcafarm
con cui mi trovo benissimo, e qui fuori, come vedete, altri nettapiedi sempre di emergenza o di riserva. In questa tasca altra esterna, sempre laterale, in estate metterò i prodotti anti insetti, quindi in teoria il Fly Stop, che al momento ho finito, ma che sicuramente prima dell'estate ricomprerò. Nella tasca davanti, invece, super comoda, io ho messo tutti i miei guanti, perché ho scoperto di avere una passione per i guanti. Come vedete, ne ho veramente tantissimi e quindi gli ho dedicato una tasca intera. Tra l'altro, in questa tasca ho messo anche questi guanti che in estate uso molto per fargli la doccia, però siccome sono guanti, alla fine li ho messi qui, e anche questi quest'estate sono stati un salvavita. Altri guanti che amo sono ovviamente i Roekl, di cui ne ho veramente un sacco di colori. Questo era tutto per la casetta di Puffins, fatemi sapere se avreste aggiunto qualcos'altro, forse quest'estate lo addobberemo ancora di più, ma non vi spoilerò niente. Io vi mando un grande bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!